È durata poco più di 3 ore all'ospedale civile di Pescara l'autopsia sul corpo di Alessandro Di Nino, il 21enne pescarese morto all'ospedale di Pescara dopo essere arrivato in condizioni gravissime, ferito, dopo essere stato ritrovato in una camera d'albergo di un hotel del lungomare sud. L'anatomopatologo Ildo Polidoro si è riservato i classici 60 giorni per chiarire le cause del decesso. Grande il dolore nella famiglia Di Nino e intanto la procura di Pescara indaga per chiarire le cause della morte del ragazzo. È stato aperto un fascicolo dal PM Rosangela Di Stefano senza indagati, con gli inquirenti, i carabinieri del comando provinciale di Pescara che continuano a scavare per chiarire quello che è accaduto le ore prima, qualche ora prima, la morte del 21enne. In queste ore la salma di Alessandro Di Nino verrà restituita alla famiglia per lo svolgimento delle esequie. Andiamo ad ascoltare l'avvocato della famiglia Di Nino, al nostro microfono il legale Edgardo Jonathan. Ho fatto una ispezione del corpo, presenta delle evidenti lesioni, come si sapeva, agli arti inferiori abbastanza pronunciate, però ripeto, bisogna attendere l'elaborato peritale del professor Polidoro che ci dirà un po', ci spiegherà in dettaglio come è morto e perché è morto. È ipotizzabile, avvocato, un decesso per dissanguamento oppure no? Al momento? Secondo me no, è un'impressione mia, è una valutazione mia, secondo me non è morto per un dissanguamento. I risultati dell'esame tossicologico non ancora ci pervengono, quindi parlare di assunzione di sostanza stupefacente per il momento eviterei. Non ci sono indagati, da quel che mi risulta non ci sono indagati. È aperto un fascicolo contro ignoti, quindi indagati non ci sono. Io prendo atto delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da chi che sia. Dopodiché la procura farà le proprie valutazioni, effettuerà ulteriori indagini. Per il momento io prendo per buono ciò che c'è, poi vedremo.